Fiorini Packaging nasce nel 1947 da un'idea dell'immediato dopoguerra di mio bisnonno e mio nonno, Sestilio Cavallari e Giambattista Fiorini. Il bisnonno Sestilio era in spiaggia che camminava perché soffriva di gotta insieme alla compagna, la moglie, e videro un sacco di juta della Italcementi, che aveva uno stabilimento di insacchi di produzione del cemento proprio vicino a casa loro, e lo considerarono un segno del destino, e quindi iniziò l'avventura. Nel 2014 le mie sorelle ed io prendiamo in mano l'azienda di famiglia da nostro padre e abbiamo iniziato a fare degli investimenti per un rinnovamento tecnologico. Il primo macchinario per la produzione dei sacchi è arrivato nel 2020 e quasi parallelamente è arrivata la prima BOBST, macchina da stampa 8 colori. Siamo stati così soddisfatti del risultato della macchina che nel giro di 2 anni abbiamo ordinato immediatamente il level up, cioè la macchina 10 colori, sempre lo stesso modello, che adesso ci sta permettendo di offrire un range di prodotti e di soluzioni ai nostri clienti che prima non riuscivamo ad avere. Perché abbiamo scelto BOBST? Ero cresciuto da ragazzino con il mito di Fisher & Crack, perché sia mio padre che mio zio parlavano che la Fisher & Crack era il miglior produttore di macchine da stampa al mondo. E quindi quando è stato il momento ho approcciato BOBST, che aveva appunto comprato Fisher & Crack, quindi le macchine Flexo di Fisher & Crack, e ci siamo corteggiati per 1 anno e mezzo, 2 anni. Probabilmente all'inizio ero più io che volevo loro che loro volessero noi, poi dopo è partita questa bella partnership, appunto perché noi siamo stati i primi per loro per la parte dei sacchi di carta. Quindi io sono molto soddisfatto. Noi abbiamo inserito quasi 60 persone negli ultimi 3 anni, perché abbiamo fatto quasi 50 milioni di euro di investimenti, 2 macchine BOBST, 2 macchine per stampare fondelli e 2 nuove linee di produzione. La terza è in arrivo a novembre di linee di produzione, e quindi ci ha permesso di poter avere contatto con queste nuove generazioni, perché parlare e relazionarsi con ragazzi oggi tra i 18 e i 21 anni e saperli motivare è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che era fare azienda una volta.